Allora, ragazzi, al mio solito ho fatto casino perché ho registrato un gameplay, avevo smanettato col microfono, si sentiva fortissimo e super crispy e ho detto no. Quindi purtroppo a malincuore mi devo rigiocare un capitolo che voi non avete visto. Adesso quindi io rigiocherò dal mercato. Quindi andiamo. Sperando che non vada troppo non indietro. Non avevo mai visto un mercato come quello. Ok, perfetto, perfetto, a posto. Allora, siamo arrivati qua. Io nel frattempo vi racconto come continua la situazione. Ciò che è incredibile, secondo me, di Metro 2033 è la politica, la guerra sotto guerra politica che Glukowski ha inserito nel libro. Ha inserito un sacco di atrocità. Ora, se vedete lì nella mappa, là in fondo, abbiamo un anello. Quell'anello rappresenta tutte le città, quindi le stazioni che sono alleate. Al di fuori dell'anello, quindi in questo caso siamo nell'Ansa, mi sembra di ricordare, che qualcuno mi corregga, ci sono altre città con altre politiche. Ad esempio, si vanno a creare poi dei microstati con dei partiti politici tendenti al fascismo, al nazismo, e pertanto avremo stazioni che presentano veri e propri campi di concentramento e campi di lavoro, gulag. Ci sono i comunisti, ci sono i fascisti, come ho già detto, scusate la tosse, e ci sono gli schiavisti. E poi abbiamo il mercato, ovvero questa stazione qui, che fa parte del sistema capitalista. Dunque, gli altri citati sono cattivi, quindi questo è quello buono? Assolutissimamente no, perché l'obiettivo del mercato, appunto, è arricchirsi e basare di nuovo l'economia sulla moneta e non sui proiettili. E uno direbbe, vabbè, ma io non ci vedo niente di male. Ora, partendo dal fatto che il capitalismo fa schifo, ma non sono la persona più adatta a parlarne, vi voglio semplicemente raccontare che è il mercato a vendere gli schiavi alle fazioni più brutte e peggiori. Parliamo di fazioni razziste, omofobe, cioè il peggio del peggio. Lei vende, senza distinzione. Donne, uomini e bambini, specialmente persone malate. Ora io stavo cercando di andare a modificare la mia arma, così possiamo ripartire dalla superficie. Allora, munizioni compro qui, no, non mi servono, stai tranquillo. Ecco, che abbiamo qua? Ah, qua abbiamo... Allora, personalizziamo questo e gli mettiamo... il calcio... Ma sì, dai. Però abbiamo perso il mirino laser. Oh, merda. Va bene. Va bene, va bene. Poi abbiamo questa. Possiamo aggiungere qualcosa. Il mirino laser a questa, altrimenti un mirino. Va bene. Fucile a pompa. Silenziatore. Un silenziatore, va bene. Questo costa troppo per me, va bene. Abbiamo qualcosina. Io comprerei forse delle munizioni. Che le compriamo qui. Mi servono munizioni? Sì. Mi servono munizioni per questa. Abbiamo un sacco di munizioni fucile d'assalto. Me ne venderei. Le mie sono qui. Per comprare queste. Le mie sono qui, guarda caso, sono spalancate. Ok, abbiamo finito tutti i soldi. Ma va benissimo. Adesso possiamo cominciare a giocare. Mi dispiace di aver saltato questo episodio, quindi non vi siete persi chissà che cosa, sono un paio di spaventi che erano molto carini purtroppo, ma niente, andiamo in superficie. Perché teoricamente salire in superficie è illegale, non lo puoi fare perché porti dentro un sacco di radiazioni, e infatti adesso avremo dei problemini. Dai. Buona fortuna, ragazzi! Dobbiamo svegliarci tutti alla svelta. Fermo lì! Prendeteli! Oh oh! Una mossa, ragazzi. Andiamo, andiamo! Oh, adesso vedrete la superficie. Quando sbucammo tra le rovine di Mosca, provai paura e dolore. Ma dopo una vita passata sottoterra, notai anche la strana bellezza del cielo buio e del paesaggio congelato. Ecco la città morta. Benvenuto a casa.
Artyom. Ok, forse dovremmo abbassare la musica, perché almeno io non sono riuscito a sentire la sua voce. Quindi abbassiamo solo la musica. Ok, peccato. Ah, giusto, la maschera. Ok, guardate che spettacolo. Allora, dato che io questa mappa l'ho già giocata, cercherò di fare presto. Questo è un cittadino felice. Esploriamo un pochino. Salgono in superficie quasi ogni giorno in cerca di rottami, munizioni, tutto quello che trovano. Capita di vederne morti e congelati. Pazzi di neve, vestiti di stracci. Allora, io sono abbastanza sicuro che Stalker, il videogioco, ma nasce come libro anche quello, se non erro, sia nato appunto prima di Metro stesso. È finita. Ho schivato la trappola a pelo. Ah, qua c'è stato un jumpscare. Bastardo. Io mi ero spaventato a morte. Che c'è qua sopra? Che paura, ragazzi! Un'altra trappola asfaltata. Oh, e adesso qua qualcosina di interessante. Ok. Oh, granate e soldini. Perfetto, possiamo andare. Io ricaricherei la torcia per essere sicuro. Ok, mi ero dimenticato della trappola. Ok, molto meglio, vero? Abbiamo 11 raggiungere minuti il pozzo di ventilazione che useremo per scendere nella stazione arida. Poi ci divideremo e ti darò il mio AK come promesso. Guardate che spettacolo. Dov'è? Lo sento ma non lo vedo. Nasconditi, ragazzo. I demoni. Resta nascosto. Se incontriamo la bestia all'aperto, infilati nel primo buco che trovi. Alcuni li chiamano demoni. Per me sono solo stronzi. Questa battuta mi fa sempre ridere. Ok. Ecco la città morta. Benvenuto a casa, Artyom. Mosca, signori. Salta! Ti prendo io! Che pollo, veramente. Il re dei polli, signori. Questa sì che è una botta di culo. Ce la dobbiamo cavare per conto nostro. Andiamo a esplorare, vi voglio fare vedere tante cose simpatiche. Sì, sì, faccio il giro, bla bla bla. Allora, qua dobbiamo stare attenti. Allora, qui nulla. Scarafaggi. Munizioni. Munizioni. Arrivano? Li ha chiamati, sì. Va bene, pronti? Oh cazzo. Ehi. Ce la possiamo ancora fare, va bene, abbiamo munizioni. Attinchite. Prendiamo filtri. Fatemi ricaricare il gas. Ok. Altre munizioni. Porta chiusa. Oh, la cassaforte. Che bello aprire le casseforti. Non ho la chiave. Va bene. Allora saliremo per le scale. Andremo per l'ustrale. Da dove? Da dove? Ok, che mira però, eh? Ditelo che sono bravo. Ok, carichiamo la pressione dell'arma un'altra volta. Qui è chiuso. E adesso state pronti. Salvare. Chiamano al telefono, che brutto momento. Ok.
Allora, c'è qualcuno che si mette in collegamento con la nostra testa. E vabbè, abbiamo scoperto chi è. Mamma mia. Allora, non ricordandomi tutti questi dettagli, vi dirò che ho avuto anche abbastanza paura. Vediamo se c'è qualche taccuino. No, nulla. Va bene, qua nell'ascensore invece... Dov'è? Qui c'è qualche oggetto caruccio da raccogliere. Oh, munizioni. Non so da dove arrivi. Medikit, siamo pieni, non abbiamo bisogno di usarli. Ok. Che paura. Me l'ero dimenticato che stavano qua. Che lunga animazione di morte, mamma mia. Ok, mi sono preso lo spavento e possiamo proseguire. Non sarà proprio una passeggiata perché c'è tanto da vedere, ragazzi. Tipo qua comincia la roba bella da vedere, la roba intrigante. Ehi! Merda. Devo ricaricare. Che brutta situazione. Va bene. Non ci voleva. Meglio scappare dentro. Apri. Ah, questi cannaggi. Va bene, curiamoci. Non è successo niente. Non siamo messi per così male. Ricarichiamo per bene sta rivoltella. Allora, qui c'è la pompa carico. Questa, abbiamo finito le munizioni. E questo, mi dispiace. Qua non possiamo entrare. Ah, qua si vede una cosa bellissima. Ricordi di un parchetto colorato. Guardate. Ah, che bello. Spettacolo. Vite distrutte. Allora, qua è interamente chiuso e stanno arrivando i mostri, va bene. Vabbè, io però... senza parole. Sono proprio senza parole. Ok. Proseguiamo per la nostra strada. Curiamoci. Torcia. Qua cominciano i problemi. State pronti. Allora, possiamo anche non allertarli, credo. Ma dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire per forza. Merda. Ancora vivo. Aia. Merda, ha fatto una cazzata. Che sudata. Va bene, proseguiamo. Cadavere. Oh, maschera nuova. Nuova. Demone. Che io abbatterei, sinceramente. Lo lasciamo passare.
Anzi, a dire il vero, possiamo scappare all'interno di un edificio. Dai, dai. Vi faccio vedere un'altra cosa che mi ricordo di questo livello. Da questa parte abbiamo un Nosalis che difende il suo nido. Ora, perdonatemi. Lascerò vivi i cuccioli perché ho un cuore anch'io e raccoglierò soltanto tutta la roba che c'è qua. Ok, non mi pare ci sia altro. Possiamo andare indietro e proseguire. Oh merda. Merda. Karma, vero? Questo è karma. Ok. Proseguiamo. Allora, io volevo... ci tenevo particolarmente a farvi vedere un appartamento, ma non ricordo dov'è. Quindi purtroppo proseguiremo e basta. Peccato perché era veramente tanto interessante. Ah, è questo? No, non è questo. Rosso, ho preso l'equipaggiamento pesante e sono andato a nord verso l'Expo. Hanno grossi problemi con i nostri vecchi amici. Se non sarò di ritorno tra un paio di giorni, raduna gli uomini e informa il colonnello. L'Expo. Merda. Ok. Ora toccavo, la toccavo. La granata. La trappola. Forse l'appartamento che volevo farvi vedere era più avanti? Chissà. Spero di sì. Ma qualcosa mi dice che l'abbiamo superato. Al massimo a fine video vi faccio vedere uno spezzone del video vecchio che ho registrato ieri. E lo vedete da lì. Allora. Stiamo ancora cercando Barbon. E abbiamo superato l'appartamento che vi dicevo. È un vero peccato. E vabbè. Andiamo da Barbon. Mi hai davvero spaventato. Per fortuna ce l'hai fatta. Pensavo fossi spacciato. E invece. Ci siamo quasi. Ancora un cortile sulla sinistra. Ok. Niente demoni? Ma quelle scarpe? Ecco lo stronzo. Ah. Gli stronzi. Muoviamoci. Dai. Merda, li senti? Questo potrebbe essere un problemino. Vabbè, io sono pronto. Sono nato pronto. Sono proprio nato pronto. In faccia, godo. Già che è forte che è. Peccato che non hanno nulla da darti. Sti maledetti. Colpo in faccia. Ok. Ancora. Barbon, io me ne andrei. Non se ne vuole andare, Barbon. Vabbè. Merda. Barbon. M'ha preso? Non m'ha preso. Ora m'ha preso. Sono riuscito a curarmi alla... Che botta. Che male. Basta.
È un grande barbo. Sto anche soffocando nel mentre. Scendendo sottoterra, pensai che la mia città era diventata un luogo sconosciuto e ostile. Qui, protetto dalle tenebre della metropolitana, mi sentivo al sicuro, soprattutto quando Barbon disse di avere degli amici alla stazione Arida. Bene. Ascolta attentamente. Questa stazione è controllata dai banditi. Dobbiamo muoverci in silenzio e dare un'occhiata. Se non vediamo i miei amici, ce ne andiamo di corsa. Ok. Però abbiamo finito un capitolo, quindi il video lo interrompiamo qua e noi ci vediamo al prossimo episodio. Adesso state tranquilli che quella scena super figa ve la lascio in post-produzione dell'episodio vecchio che ho scartato, va bene? Dai, noi ci vediamo presto per un prossimo episodio di Metro. Okay. Oh! Che roba! Bubusettete... Qua potrebbe cominciare l'horror. Mamma mia. Un taccuino. Wow. Vite spazzate via.